l'autore e il cantante di un inno della Roma che sta andando molto molto bene. Mi sembra così, Antonello? Sì, certo, io infatti volevo ringraziare tutti coloro i quali mi hanno dato tanta, tanta fiducia e i tifosi che mi stanno veramente molto vicini, a iniziare dal centro coordinamento dei Roma Club, appunto. Bene, scaletta mentale, qui tira molto vento. Io e Bruno abbiamo dei grossi problemi perché ci vanno i capelli davanti alla fronte. C'è anche un altro problema, stiamo aspettando da un momento all'altro il collega Roberto Bernabei di Telemonte Carlo, però diamo subito inizio ai giochi perché la Roma. E invece sentiamo un pochino, sbaffo chi toglierebbe al Cagliari? Ma a Cagliari toglierei Mazzone. Ah, ecco, l'uomo più Mazzone, toglierei pericoloso è lui. Mazzone perché io ho una grande stima per E le Mazzone. sue E quindi marcature. sì, indubbiamente toglierei Mazzone. Antonio De Pierro, adesso che la Roma va meglio, il disco tira di più, ti chiamano per fare più serate, perché quando le cose vanno bene, chi lavora intorno poi alla Roma ha anche il suo Sì, beneficio. certo. Io poc'anzi avevo ringraziato il centro coordinamento, adesso lo ringrazio personalmente il Ufficialmente. presidente ufficialmente. E io in questo periodo le vendite stanno aumentando Ma ti e chiamano per delle serate per cantare l'inno della Roma? sì, sto facendo delle serate, adesso stiamo organizzando un mini tour, diciamo, chiamiamolo così, nei locali di Roma. E la prima data che ho è il 12 marzo, venerdì, allo Scarabocchio a Trastevere, a Piazza dei Verremo a Ponzani. vederti. Sicuramente siete tutti invitati. C'è Bruno che è in fermento, quello che vuoi. No, a prescindere.